Veramente non c'è uno come il Signore, alleluia, gloria sia resa a Dio. Non c'è neppure da poter pensare, forse qualcuno che si avvicina. Non c'è in tutto l'universo. Dio è l'Iddio altissimo, onnipotente, eccelso, creatore, salvatore. Quanti attributi, gloria sia resa a Dio, non c'è nessuno. Noi dobbiamo andare solo a quello indirizzo perché un altro non lo troviamo e gloria sia resa a Dio. E anche stasera siamo insieme e ci vogliamo unire, mettere accordati per ascoltare la sua parola. La sua parola produce fede nella nostra vita e la fede ci fa camminare tranquilli perché sappiamo, come diremmo con parole nostre, di avere le spalle coperte. Non è che non abbiamo difficoltà, ma è tutt'altra cosa avere le spalle coperte, tutt'altra cosa non essere allo scoperto così che ti possono prendere da tutte le parti. Invece con Dio abbiamo un rifugio sicuro per qualsiasi evento, è un rifugio che supera il rifugio atomico che tanti si stanno preoccupando e c'è da preoccuparsi perché le nazioni nei loro arsenali sono pieni di queste bombe di perché cosa le hanno fatte? Sicuramente non per mangiare. Qualche giorno parte una e partono tante e siamo noi stessi che adempiamo le scritture, che bruciamo tutto e dobbiamo andare nel cielo. Beati quelli che sono nati di nuovo, perché non solo vedono il regno di Dio, ma andranno nel regno di Dio. Andremo nel regno di Dio. E perciò è importante che tu devi nascere di nuovo. Come sei nato di acqua? Sei nato nell'acqua per entrare in questo mondo. Sei stato 9 mesi nel grembo materno, ora c'è un innesto da fare. È quello spirituale, nascere di nuovo per vedere ed entrare, acquisire la cittadinanza del Regno dei Cieli, perché quando ricevi Gesù nella tua vita, il tuo nome viene scritto nel libro della vita. Diventi cittadino del cielo, che sei in trasferta, hai in preparazione per partire, perché il Re viene ed è proprio più vicino di quanto noi possiamo pensare. Non mi voglio dilungare perché credo che abbiamo già il fratello Marocco dal Canada che è con noi. Guardiamo un poco. Ci sei? Pace? Sì, pace fratello Petrone. Dio ti benedica, sì. Tutto bene lì, sì? Grazie a Dio tutto bene fino adesso. Grazie al Signore. Allora,
Guidaci in preghiera, come sempre, perché vogliamo la copertura spirituale, vogliamo che tutti quanti siamo aperti allo Spirito Santo per permettere che ci influenzi e poi quello che il Signore ti ha messo nel cuore ce lo distribuisci con calma. Prenditi il tempo che ci vuole, abbiamo una persona in meno, se ti devi prendere qualche 5-10 minuti in più non ti preoccupare. Noi siamo qui ben lieti di ascoltare perché è bello ascoltare e ricevere la parola del Signore. Vai Amen. avanti che ti seguiamo. Amen. Padre, grazie di nuovo per questa bellissima opportunità che ci dai oggi di essere nella tua presenza, di poter ascoltare la tua parola che è cibo ai nostri cuori. Benedici tutti coloro che ascoltano. Signore, tu vedi ogni bisogno e Signore, fa che la tua fede possa crescere in noi affinché possiamo continuare a ricevere quello che ci necessita. E continueremo a dare a te tutta la gloria, l'onore e il ringraziamento in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Oggi Amen. voglio trattare Amen. la chiamata di Dio. La chiamata di Dio. Dio chiama ciascuno di noi. Siamo stati creati da Dio per Dio. E quando non portiamo a compimento i piani di Dio, ne pagheremo con circostanze negative e con cose che avverranno nella nostra vita che non sono sempre le più buone. Guarda cosa dice Dio riguardo noi, Geremia 29, 11 a 13. Infatti, io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore. Pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire, una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Cari, questo è un bellissimo versetto, che abbiamo letto. E come il Signore ha pensieri di pace e non di male, e il Signore ha un avvenire sicuro per ciascuno di noi. C'è speranza nel Signore. A volte ho sentito dire l'Iddio del Vecchio Testamento è un Dio crudele, è un Dio irritato, un Dio non compassionevole. Non so quale Bibbia questi stanno leggendo, perché qua vediamo che all'inizio di questo mio messaggio sulla chiamata di Dio, Dio ha pensieri buoni verso di noi. Dio ha un avvenire per tutti noi, amici che ascoltate. Dio vi ama, Dio vi vuole bene. Il problema è che noi ci allontaniamo da Dio e non portiamo a compimento i piani che Dio ha per noi. Giovanni 15, 16, Gesù ha detto: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, io ve lo dia. Di nuovo vediamo qui che noi non scegliamo a Dio, Dio sceglie a noi. Gesù ha detto: voi non mi avete scelto. Io ho scelto voi, ho dei piani precisi, buoni per la vostra vita, affinché portiate frutto che rimanga. E poi, inizialmente, un altro versetto, Isaia 43:1. Isaia 43:1. Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Di nuovo vediamo qui il tema che Dio ci ha riscattati significa ci ha comprati.
Stava parlando del popolo di Israele che erano stati presi dalla schiavitù, più volte sono andati in esilio schiavi e Dio li riscatta, li va a trovare e li porta fuori dalla schiavitù. E poi qua dice anche: io ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Io ti ho chiamato per nome. Nella nostra società abbiamo un numero, siamo conosciuti più volte come un numero che come un nome, ma col nostro Dio ci ha chiamati per nome. Gesù chiamò i suoi discepoli uno per uno. Gesù pregò per una nottata prima che poi scegliesse gli apostoli. Gesù li conosceva bene. E Dio ha detto attraverso il profeta Isaia: non temere, la paura è come un mostro che prende sempre terreno. Abbiamo paura di chissà quante cose. L'elenco delle fobie è di circa 600. Negli studi dei psicologi troviamo che ci sono più di 600 fobie. Temiamo la perdita, temiamo il rifiuto, temiamo di perdere qualcosa di nostro, temiamo le altezze, temiamo il futuro, abbiamo paura dei ragni, abbiamo paura dell'acqua, abbiamo paura di chissà quante cose, ma le parole di Isaia sono così rassicuranti: non temere, io ti conosco per nome e ti ho chiamato per nome. Cari, nessuna dichiarazione, nessuna altra verità in questo mondo è tanto rassicurante quanto un potente come conoscere Dio ed essere conosciuti da Dio. Abbiamo un evento nel Vecchio Testamento di un uomo chiamato Amos. Un giorno Dio lo chiamò. Dio lo chiamò ad andare a profetizzare al popolo di Israele le 10 tribù del nord. Vi ricordate coloro che hanno letto la Bibbia? Vi erano 12 tribù, 2 rimasero nel sud con capitale Gerusalemme e 10 si divisero, andarono nella parte del nord e a piano si allontanarono dal Signore. Ma Dio aveva anche un cuore per loro. Dio non vedeva solo 2 tribù, Dio vedeva 12 tribù, e li voleva uniti. Allora Dio chiamò un giorno Amos e gli ha detto: va a profetizzare, va a parlare alle 10 tribù del nord a pro mio. Dio voleva che andasse e avvisasse il popolo del giudizio a venire. Ma poi la Bibbia dice in Amos 7, 12 a 15: poi Amasia disse ad Amos, veggente, cioè profeta, vattene, fuggi nel paese di Giuda. Mangia il tuo pane laggiù e là profetizza, ma a Betel non profetizzare più, perché è santuario del re, è residenza reale. Allora Amos rispose: io non sono profeta, né figlio di profeta, sono un mandriano, coltivo i sicomori. Il Signore mi prese mentre ero dietro al gregge e mi disse: va, profetizza al mio popolo, a Israele. Amos viveva in questo piccolo villaggio insignificante di Tekoa, al confine del deserto tra Betlemme e il Mar Morto, un'ultima colonia di civiltà prima di entrare nel deserto. Come ha detto, Tekoa era un villaggio piccolissimo, era un villaggio di agricoltura. Amos era al suo lavoro normalmente, quando un giorno ricevette la chiamata da Dio di andare a Betel e profetizzare al regno di Israele le 10 tribù del nord.
Mentre Amos profetizzava lì a Betel contro il regno del nord, fu sfidato dal sacerdote Amazia. Amazia aveva inviato una lettera al re dicendo: questo Amos è un vero problema. Lui sta profetizzando contro te, o re, e contro il regno. È meglio che tu faccia qualcosa al riguardo. Così Amazia andò da Amos e disse: è meglio che tu te ne vai di qua prima che qualche cosa non ti succedi. Faresti meglio di tornare a casa tua e profetizzare lì. E Amos gli ha dato la risposta che abbiamo letto poco prima. Io non sono un profeta, Amazia. Io non sono un professionista. Non sono stato addestrato per quello che faccio. Sono solo un pastore, un mandriano. E un giorno Dio mi ha chiamato e mi ha dato l'incarico di venire qui e profetizzare al popolo di Israele. Amos sta dicendo: ero una persona comune, non sono nessuno, e mentre seguivo il mio gregge, il Signore ha detto: va a profetizzare. Cari, sono convinto che Dio abbia un luogo di servizio per ognuno di noi. Cari, Dio sta chiamando proprio a te. Dovunque tu ti trovi oggi, mentre che ascolti questo programma, forse stai cenando, forse ti stai rilassando mentre che guardi questo programma. Hai avuto una giornata dura, ma caro, cara, Dio ti sta chiamando. Dio ha un'opera da compiere per ognuno di noi. Dio non ci salva solo per farci rimanere degli ornamenti nella chiesa. Dio tocca la nostra vita non solo per ciò che può fare in noi, ma per ciò che può fare attraverso di noi. E il campo è così grande. Dio ha bisogno di ogni operaio. A volte persone si mettono a paragonarsi con gli altri, a volte vogliono prendersi quello che un altro sta facendo, ma il campo è grandissimo. Tu puoi fare tutto quello che Dio ti chiama da fare, senza preoccuparti di quello che fanno gli altri. Tu non devi paragonarti a nessuno, sei unico. Dio ti ha dato un talento che tu devi poter operarlo per la sua gloria. Ci ricordiamo di Giacomo, quando ha detto riguardo al profeta Elia: Elia, ha detto Giacomo, era un uomo come tutti noi, eppure quando pregò ardentemente che non cadesse la pioggia non cadde per 3 anni e mezzo. Ma Giacomo sta a dire: se lo ha fatto Elia, lo puoi fare tu. Dio era stato chiamato, Elia era stato chiamato da Dio, una persona comune come noi, Amos, una persona comune come tutti noi. Quando vediamo qualcuno di cui Dio se ne serve, pensiamo a quella persona come un individuo straordinario. Chissà chi pensiamo che sia. Non pensiamo mai che Dio se ne serve di gente comune come noi. Quella persona che sta facendo grandi cose con Dio è una persona comune come te. Ognuno di noi può essere ugualmente vicino a Dio, servire Dio e fare cose straordinarie col nostro Dio. Io sono persuaso che Dio sceglie persone ordinarie per compiere la sua potente opera. Dio se ne serve di noi come siamo. Naturalmente ci preparerà, ci equipaggerà per realizzare i suoi propositi. Eppure tutti noi diciamo: Signore, non puoi usarmi, sono troppo ordinario. Pertanto ci squalifichiamo. Ma Amos disse: non ero nessuno quando Dio mi ha chiamato, ero un contadino qualsiasi, raccoglievo frutta, ma Dio mi ha chiamato.
E Dio mi ha detto di venire a profetizzare. In qualche modo abbiamo l'impressione che se Dio se ne serve solamente di coloro che sono perfetti. Questa è un'altra malcomprensione della parola di Dio. Dio se ne serve solamente di coloro che sono perfetti. Alcune persone cercano di essere così sante e perfette nel modo in cui si posizionano, il modo in cui usano la loro profonda voce. Da ragazzo vedevo questi che non soltanto portavano una Bibbia sotto braccio, ma l'inno dei cantici, il libretto della scuola domenicale, e li portavano come se erano chissà che. Forse dei professori. Ma cari, non dobbiamo cercare di farci vedere chissà chi siamo. Siamo persone ordinarie e siamo ancora imperfetti. Pietro disse un giorno a Gesù: allontanati da me, Signore. Sono un uomo peccatore. Isaia ha detto: Signore, sono un uomo dalle labbra impure. Paolo ha detto: io sono il più grande dei peccatori. Ma tuttavia Dio se ne è servito di tutti costoro. Se Dio avesse usato solamente persone perfette, non avrebbe nessuno da usare. Saremmo tutti squalificati. Dio deve usare persone imperfette, ma perdonate per compiere la sua opera. Cari, la chiamata di Dio e l'obbedienza a tale chiamata sono tutto ciò di cui necessita. La chiamata di Dio diventa anche l'abilitazione di Dio. E qualunque cosa Dio ci chiama a fare, Dio ci darà le abilità. Dio ci equipaggerà, Dio ci preparerà, Dio ci provvederà per tutto quello di cui ci necessita. Dio non ci chiama ad usare i nostri talenti, il nostro genio, le nostre capacità. Dio ci chiama a consegnare la nostra vita a Lui affinché noi possiamo diventare dei vasi, degli strumenti attraverso il quale Egli compierà la sua opera, e la sua opera è magnifica. La sua opera porta ristoro, la sua opera porta gioia, la sua opera porta pace. Così Dio chiama individui semplici, ordinari, poi li rende capaci con la potenza del suo Spirito Santo, li prepara e poi se ne usa di loro. Un giorno Dio chiamò Geremia. E Dio disse di Geremia, nel capitolo 1, versetto 5, Geremia 1, 5, prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Non è bello vedere qui che Dio conosceva ognuno di noi prima che nascessimo. Dio sapeva tutto di noi e Dio ci ha consacrati a Lui prima che nascessimo e Dio ci ha costituiti un ministero prima che nascessimo. E Geremia, alla presenza di Dio onnipotente, ha la stessa reazione di Isaia e di Pietro e di Paolo. Infatti, Geremia 1, 6 a 9, vediamo la risposta di Geremia alla chiamata di Dio. Ahimè, Signore, io non so parlare perché non sono che un ragazzo. Ma il Signore mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Poi il Signore stese la sua mano, mi toccò la bocca
E il Signore mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Cari, come Dio chiamò Isaia, Geremia, Dio chiamò anche Mosè attraverso l'esperienza del pruno ardente. In Esodo capitolo 3, versetti 9 a 12 leggiamo: ed ora ecco le grida dei figli di Israele sono giunte a me, e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Or dunque va, io ti mando dal Faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone per far uscire dall'Egitto i figli di Israele? E Dio disse: va, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi mi servirete su questo monte. Cari, mi piacciono le parole: va, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato. Non andare a nessuna parte se Dio non ti ha mandato. Non cercare di fare nulla per vana gloria. Non cercare di fare nulla con i tuoi piani. Non cercare di fare nulla per profittarne personalmente. Tutto quello che fai, devi farlo perché sei stato chiamato dal Signore e Dio sarà con te quando Dio ti chiama a qualsiasi compito. Non possiamo fare nulla senza di Lui. Tutto quello che faremo non durerà, ma tutto quello che faremo nel nome del Signore chiamato da Dio rimarrà per tutta l'eternità. Mosè disse: Signore, non posso parlare. Dio rispose: non dirmi che non puoi parlare. Chi ti ha dato la bocca? Quando Dio chiamò Mosè, lo ha preparato. Quando Dio chiamò Geremia, lo ha preparato. Quando Dio chiamò Paolo, lo ha preparato. Paolo spese circa 14 anni per essere preparato da Dio. Poi iniziò a predicare a 47 anni e poi fu decapitato da Nerone a 67 anni. In 20 anni fece molto di più di quello che qualsiasi di noi farà in tutti gli anni della nostra vita. E ha anche scritto circa 2/3 del Nuovo Testamento. Cari, la chiamata di Dio è meravigliosa. Quando Dio chiamò Amos era una persona comune che badava il suo gregge, stava facendo le sue cose quotidiane. Alcune persone pensano che per essere chiamati da Dio ad entrare nel ministero devono lasciare tutto, devono lasciare il lavoro, non possono più occuparsi di altre cose. Cari, questo è sbagliato. Amos disse che era un pastore di gregge quando Dio lo chiamò. Mentre era impegnato nel suo compito ordinario, un giorno Dio lo chiamò. La chiamata di Dio giunge ad una persona mentre è impegnata nei percorsi ordinari della vita. Infatti, io sempre dico: non tutti possono andare a tempo pieno, ma tutti sono chiamati da Dio a servirlo in qualche modo, in qualche maniera. Quando quello che io sto facendo, chiamato da Dio, mi ci necessita più ore, allora inizio ad andare verso il tempo pieno. Non è necessario andare a tempo pieno se la chiamata che Dio mi ha data è per cose più piccole, per cose più meno necessarie. Dobbiamo lasciare il lavoro quotidiano solo quando Dio ce lo permette di farlo, ma non significa che non possiamo servire Dio mentre che continuiamo nel nostro lavoro giornaliero. È
È sbagliato pensare che Dio chiami le persone solo al ministero a tempo pieno. Non è necessario lasciare il tuo lavoro fino a quando non lo necessita. Qualunque occupazione tu abbia, Dio ti chiama ad un compito particolare nel tempo che hai a disposizione. Daniele, Giuseppe, Dio li ha usati nelle loro professioni. La nostra vita deve essere aperta a Dio ovunque e ogni volta che Egli sceglie e desidera servirsene di noi. Amos era disponibile, obbediente alla chiamata di Dio. E infatti lui disse ad Amasia: Il Signore mi tolse dal pascere il gregge e mi ha detto: Va a profetizzare al mio popolo di Israele. Un altro principio molto importante riguardo la chiamata di Dio. Dietro la chiamata di Dio c'è il cuore compassionevole di Dio. Quando Dio chiama è perché vede il dolore di qualcuno. La tribù settentrionale di Israele si era allontanata da Dio, era sceso nell'idolatria, sebbene Israele avesse rifiutato Dio. Dio li amava ancora, perciò comandò: Amos, va, profetizza, li amo, voglio riscuoterli, voglio farli ritornare al pentimento. Un profeta diventa la voce di Dio. Che cuore di amore e compassione il nostro Dio ha. Sebbene il mondo lo abbia rifiutato, rigettato, Dio ama e si prende cura di un mondo perduto. Questo ci porta al prossimo principio. Nessuna gioia può paragonarsi alla gioia di realizzare che Dio se ne è servito di noi per toccare qualchedun altro. Cosa fa un nuotatore quando qualcuno sta annegando? Cosa fa un medico quando qualcuno sta morendo? Cosa fa un pompiere quando una casa brucia con persone al suo interno? Ebbene, tutti corrono per salvare qualcuno. La Bibbia dice che è peccato essere in grado di fare il bene e non farlo. In circostanze normali, perfettamente legittimo fare tutto ciò che è possibile. In situazioni dobbiamo fare il nostro meglio per salvarne qualcuno. Diventa uno strumento che Dio usa per costruire il suo regno oggi. Rispondi positivamente alla chiamata di Dio. Lascia che lo Spirito Santo ti guidi e Dio se ne serva di te per la sua gloria. Dio chiamò l'Apostolo Paolo un giorno. Voglio leggere questi versetti, Atti 26, 12 a 18. Mentre mi dedicavo a queste cose, andavo a Damasco. Con l'autorità, l'incarico da parte dei capi dei sacerdoti, a mezzogiorno vidi per strada o re una luce dal cielo, più splendente del sole, la quale sfolgorò intorno a me e ai miei compagni di viaggio. Tutti noi cademmo a terra. Io udii una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro ricalcitrare contro il pungolo? Io dissi: Chi sei, Signore? E il Signore rispose: Io sono Gesù che tu perseguiti, ma alzati, stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro, testimone delle cose che hai viste, di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando, per aprire loro gli occhi, affinché si convertono dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati, la loro parte di eredità tra i santificati. E poi voglio leggere anche Giacomo 5, versetti 19 a 20. Giacomo 5, versetti 19 a 20. Fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia
che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati. Cari, tutti siamo stati chiamati da Dio per cercare persone che stanno errando e stanno sprecando la loro vita. Tutti siamo stati chiamati da Dio per portare persone alla vita eterna. Tutti siamo stati chiamati da Dio per portare le persone a Cristo e ad avere i loro peccati perdonati. Ecco perché ci discipliniamo ogni giorno. Ecco perché ci manteniamo vicini a Gesù. Ecco perché leggiamo la parola di Dio. Ecco perché ci manteniamo lontani dal terreno del nemico, in modo che possiamo essere consacrati a Dio e che Dio se ne servi di noi tutti i giorni che ci dà a vivere, per toccare qualcuno, per mostrare la strada a qualcuno, per arrivare a fare e compiere cose grandi nel regno di Dio, nel nome di Gesù, nostro Signore. Amen. E Dio ci benedica. Grazie, 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 Dio ti benedica e alla prossima, Dio piacendo. Amen. Continua a Pace e restare con noi, benedizione. porta i nostri saluti alla tua chiesa e Dio ti benedica. Pace. Grazie, fratello, una gioia. Pace. Credo che abbiamo il fratello Tommaso che sarà già dietro la tenda, guardiamo, vediamo e così lo salutiamo e ascoltiamo con attenzione. Arriva subito, eccolo qua, Anche a pace, voi. mi senti? Grazie Sì, bene, bene. Voi mi al sentite? Signore. Allora, vai avanti tranquillo, prenditi il tempo che hai bisogno per esporre quello che il Signore ti ha dato e noi assorbiamo il meglio che possiamo con l'aiuto dello Spirito Santo. Amen. Grazie pastore, gloria a Dio. Pace a tutti, fratelli e sorelle e cari che ci seguite. E il Signore mi ha messo in cuore di leggere insieme una parte del Salmo 45, perché vogliamo parlare stasera come ricevere benedizione da Dio e come ricevere e mantenerci sotto l'unzione. Nel Salmo 45, leggeremo i primi versi, e ci sono due affermazioni bellissime. Tutto il Salmo è bellissimo, è profetico di Gesù, ma è di insegnamento anche per noi. Gloria a Dio, andiamolo a leggere, ed è figlio di core, e inizia proprio così il Salmo 45, dal verso 1. E dice così: mi ferve in cuore una parola soave. Io dico, l'opera mia è per il re. La mia lingua sarà come la penna di un abile scrittore. Questo è chiaramente riferito a Gesù. Tu sei bello, più bello di tutti i figli degli uomini. Le tue parole sono piene di grazia, perciò Dio ti ha benedetto in eterno. Cingi la spada al tuo fianco prode, vestiti della tua gloria e del tuo splendore. Avanza, maestoso, sul carro, per la causa della verità, della clemenza e della giustizia. E la tua destra compia cose tremende. Le tue frecce siano acuminate, i popoli cadranno sotto di te. Esse penetreranno nel cuore dei nemici del re. Il tuo trono, Dio, questo è riferito pure a Gesù, ne parla l'Apostolo in Ebrei, il tuo trono, Dio, dura in eterno. E lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. E poi il verso 7, guardate che bello. Tu ami la giustizia e detesti l'impietà. Perciò, per questo, Dio, il tuo Dio, ti ha unto d'olio di letizia e ti ha preferito ai tuoi compagni. Amen. Gloria a Dio. Come dicevo, questo è un salmo bellissimo, profetico di Cristo Gesù, il Messia. E qui, ispirato dallo Spirito Santo, dice che l'opera mia è per il re. Quindi ricordiamoci, cari fratelli, care sorelle, che innanzitutto la nostra vita, la nostra opera, è per non un re, e neanche per il re, ma è per il re dei re, Gesù, il re eterno, il re di gloria, il re di giustizia, il re di pace. Amen. E quindi questo ci deve dare grande gioia, perché la nostra vita, da quando serviamo Gesù, ha acquistato molto valore, molto prestigio, molta qualità, perché siamo a servizio del re eterno. Tutto quello che facciamo umanamente passa, finisce, ma tutto quello che facciamo per il re eterno e per il regno eterno avrà un valore e una ricompensa eterna. Per
Quindi, fratello, sorella, perseveriamo perché il nostro premio è grande, la nostra ricompensa è grandissima. Ma come dicevo, ci sono queste due affermazioni che ci fanno capire come ricevere benedizione e mantenerci nella benedizione di Dio e poi come ricevere unzione e mantenerci nell'unzione di Dio. Il verso 2 dice questo: tu sei bello, più bello di tutti i figli degli uomini. Le tue parole sono piene di grazia. Perciò, per questo motivo, perché le tue parole sono piene di grazia, Dio ti ha benedetto in eterno. Allora, quando nella Bibbia troviamo questa parola perché, perciò, affinché, ci dobbiamo fermare, perché lì c'è un segreto, c'è un motivo perché avviene quello che è stato detto precedentemente. Poi dice, le tue parole sono piene di grazia, per questo motivo Dio ti ha benedetto in eterno. Per quanto riguarda la benedizione, l'insegnamento è profondo, è vasto. Ma desidero soffermarmi solo su un aspetto della benedizione. Quindi dice le tue parole, come dice l'altra versione, la Diodati, le tue labbra sono piene di grazia. Se noi andiamo a leggere i Vangeli, vediamo che Gesù parlava sempre con grazia. C'è scritto che le persone pendevano dalle sue labbra sentendo quello che lui diceva. Perché? Perché aveva sempre una parola di incoraggiamento, una parola di conforto, una parola di apprezzamento per le persone. Quelli che venivano dagli altri disprezzati, i pubblicani, le meretrici, i poveri, i disprezzati, Gesù dava loro coraggio, dava loro valore, dava loro onore. Ecco perché le persone seguivano Gesù, perché vedevano che quelle parole di grazia davano grazia alla loro vita, trasmettevano grazia. Ed è per questo che c'è scritto che Dio ti ha benedetto in eterno. Ora vedete, già parlare di grazia nel Vecchio Testamento già è una grande cosa. Noi che siamo nella grazia, perché ricordiamoci, la legge è venuta per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù. Prima di Gesù non c'era una reale rivelazione della grazia. Gesù è la grazia di Dio fatta persona. E qui c'è scritto che la sua bocca, le sue labbra, le sue parole erano piene di grazia. Lui aveva sempre parole di grazia per la peccatrice, per la persona fallita, per il carcerato, per il ladrone che fino all'ultimo dice oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Quindi questo ci dice che noi che siamo salvati per grazia, chi meglio di noi che abbiamo sperimentato, che siamo stati perdonati, salvati, trasformati per grazia, dobbiamo avere parole di grazia verso gli altri. Parole di misericordia, parole di bontà. La grazia, lo sappiamo, è ricevere quello che noi non meritiamo, la misericordia e non essere condannati per come noi meritiamo. Amen. E nella nostra vita, dove Gesù ha fatto tanta grazia, nelle nostre labbra ci devono essere parole di grazia. Gloria a Dio. A volte veramente fa male sentire la bocca di tanti credenti, parliamo a noi, parliamoci come si dice faccia a faccia, cari fratelli, care sorelle. Che al posto di essere parole di grazia, di compassione, di misericordia, di comprensione, di perdono verso gli altri, invece ancora ci sono parole di giudizio, di critica, di accusa, di cattivi sospetti, peggio ancora di calunnie. E questo non va, non va. Io desidero, mentre la regia si prepara, andare a prendere questo verso in primo Pietro, capitolo 3, gloria a Dio, che ci dice come noi ereditiamo la benedizione. Qui ci dice per questo, perché nella tua bocca ci sono parole di grazia, Dio ti ha benedetto in eterno. Andiamo a leggere questo in primo Pietro capitolo 3, che veramente qui l'Apostolo Pietro ci insegna che noi siamo, abbiamo una chiamata tutti noi. Amen. Dio ci ha chiamati a essere benedetti, a essere di benedizione. Se noi benediciamo, saremo benedetti. Andiamo a leggere questo in primo Pietro capitolo 3, abbiamo preparato questo versetto dove veramente l'Apostolo Pietro, che ha vissuto una grande esperienza, ci insegna. E allora dice così. Possiamo leggerlo insieme? Primo Pietro 3 dal verso 9. Dice così. Ecco, non rendete male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedite, fratelli, sorelle. Benedite, perché? Perché a questo siete stati chiamati affinché ereditiate la benedizione. Infatti, verso 10, chi vuole amare la vita? Ecco, e
vedere i giorni felici, penso tutti noi, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal dire il falso. Fugga il male e faccia il bene, cerchi la pace e la persegua, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere. Ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. E allora, cari fratelli e care sorelle, amati nel Signore, qui ci dice che noi abbiamo una chiamata nella nostra vita. La chiamata è quella di benedire affinché ereditiamo la benedizione. Fratelli e sorelle, noi potenzialmente siamo già tutti benedetti. La Bibbia dice in Efesi, capitolo 1, verso 3, inizia così dopo i saluti, l'Apostolo Paolo dice: benedetto sia Dio, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Noi potenzialmente già tutte le benedizioni che Gesù ha guadagnato già sono nostre. Ma affinché possano diventare reali e ne possiamo godere i benefici, noi siamo chiamati a benedire. Perché certi credenti fanno che parlano male, criticano, giudicano, condannano, accusano, calunniano. E poi si chiedono come mai Dio non li benedice. San Giacomo, che su questo era un esperto, dice che la nostra lingua è il timone della nave della nostra vita. Se tu benedici, dirigi la tua vita, il tuo futuro verso la benedizione. Ma se tu maledici, come fa da una stessa fonte a uscire acqua dolce e acqua amara? Si chiede l'Apostolo. Non possiamo un momento benedire Dio e il momento dopo parlare male del fratello, della sorella, perché magari ha sbagliato, secondo noi ha sbagliato, e questo ci giustifica a poter parlare male degli altri. Non va, non deve essere così, cari fratelli. Se noi vogliamo vedere che le benedizioni di Dio che Gesù ha conquistato nei luoghi celesti scendano nella nostra vita e ne riceviamo grandi benefici, noi siamo chiamati a benedire. Vuoi vedere buoni giorni, fratello, sorella? Vuoi vedere i giorni di benedizione? Benedici. La giornata, ora vi andiamo nel pratico. La mattina, quando ci svegliamo, prima cosa è benedire Dio. Benedetto Padre, grazie per questo giorno di vita. Ti benedico, ti lodo. E incomincia a benedire le persone. Incomincia a benedire la giornata. Incomincia a benedire le persone che incontrerai. Tutto quello che Dio ti mette davanti di fare. Benedici. E tu erediti benedizione. Amen. E un'altra sfida. Ti voglio lanciare un'altra sfida, caro fratello, cara sorella. Gesù ci ha insegnato di benedire quelli che ci maledicono. Amen. Perché se benedite quelli che vi benedicono, cosa fate di straordinario? Ma Gesù ha detto: benedite quelli che vi maledicono. Fate del bene a chi fa del male, pregate per quelli che vi perseguitano, così sarete figli del Padre vostro che è in cielo. E allora, caro fratello, cara sorella, parliamoci chiaramente. Vuoi tu essere benedetto da Dio? Benedici le persone. Anche quelli che ti hanno sparlato, anche quelli che ti hanno maledetto, anche quelli che ti hanno accusato ingiustamente, ti hanno calunniato. Non ti preoccupare, tu benedicile, vinci il male con il bene. Non essere vinto, perché sei uno sconfitto se ti fai vincere dal male. Ma vinci, devi essere un vincitore, noi siamo più che vincitori in questo mondo. Vinci il male con il bene, vinci la maledizione con la benedizione. A me una volta un ministro di Dio mi ha insegnato questo. Qual è il modo migliore per vincere le persone che ti sparano? Benedici e fagli del bene. Quella è la migliore vittoria. Tu non puoi vincere il male con il male. Tu non puoi vincere l'accusa con un'altra accusa. Amen. Allora, vuoi ereditare benedizione? Ti faccio un sorriso da parte di Gesù. Vuoi ereditare benedizione? Benedici. Dai una svolta alla tua vita. La tua lingua è il timone della tua vita. Se la dirigi verso la benedizione, tu ti stai orientando verso orizzonti di benedizione. Quello che oggi tu dici con la bocca è quello che domani tu realizzerai nella tua vita. E allora beneditelo. Amen. Per ereditare benedizione. Io voglio vedere buoni giorni. Tu vuoi vedere buoni giorni. Che Dio ci ascolta. Perché guardate, la Bibbia dice qui che se tu benedici, poi gli orecchi del Signore sono attenti alle loro preghiere. Come tu puoi un momento prima litigare con tua moglie, alzare la voce con quella persona, parlare male di quello, poi preghi e pretendere che Dio ti esaudisce. Dio non è un ministro di peccato. Se Dio ti benedicesse e ti esaudisse quando tu parli male, Dio sarebbe un ministro di peccato, perché ti incoraggerebbe a continuare. Ma se Dio non ti risponde, è perché ti vuole fare riflettere e dire: cambia linguaggio, cambia le tue parole, da parole negative a parole positive,
da parole di maledizione, di sparlare, di criticare, di accusare, a parole di grazia, a parole di perdono, a parole di benedizione. Sii misericordioso, la Bibbia dice beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. E oggi Dio vuole dare una svolta alla tua vita, ma tu glielo devi permettere. Dio vuole fare questo nella tua vita, Dio ti vuole benedire, ma tu glielo devi permettere. Come? Da questo momento comincia a benedire anche quelli che ti hanno maledetto. Benedici e Dio ti benedirà. Non importa se è giusto o sbagliato quello che hanno detto, non importa. La Bibbia ci dice che se noi benediciamo, noi ereditiamo benedizioni. Amen. Amen, fratello, amen, sorella. Stasera Dio ti dà una svolta, ti dà un'opportunità di svolta. Basta che tu cambi il tuo linguaggio in benedizione. Diciamolo insieme, in benedizione, e Dio mi benedirà. E poi c'è un altro aspetto bellissimo che riguarda invece l'unzione. Ritorniamo in quel salmo meraviglioso che abbiamo letto poco fa, perché più sotto c'è un'altra. E allora andiamo a leggere, gloria a Dio, il Salmo 45. Poi un po' più sotto dice così, verso 7, se lo possiamo rileggere insieme. Salmo 45, il verso 7. Così facciamo attenzione. Quindi abbiamo parlato della benedizione. Benedici e semini benedizione per il tuo futuro. Poi dice, guardate che tu ami la giustizia e detesti, odi l'impietà. Perciò, ecco, perciò, per questo motivo, il tuo Dio ti ha unto di olio di letizia e ti ha preferito ai tuoi compagni. Bellissimo. Abbiamo parlato che c'è un motivo perché Dio ci benedice, quando noi benediciamo. Ora qui ci dice che c'è un motivo perché Dio ci dà la sua unzione, l'olio santo, l'unzione dello Spirito Santo. Tu ami la giustizia e detesti l'impietà. Ecco perché Gesù ha ricevuto un'unzione senza limite. Perché Gesù si è attenuto sempre a quello che è giusto davanti a Dio. A volte, ecco, partiamo prima da esempi negativi che ci servono. Non stiamo qui a giudicare nessuno, a mai giudicare altri fratelli, altre sorelle, altri ministri, altre chiese, mai. Non giudicate mai, fratelli, sorelle, mai, perché non va davanti a Dio, perché del giudizio del quale giudicate sarete giudicati. Ma guardate, ministri che avevano iniziato bene, poi non hanno più seguito quello che è giusto davanti a te. Per motivi vari, compromesso, non stiamo qui a dire, ma quando si devia dal cammino della giustizia, tu perdi l'unzione. L'unzione non scorre più. E questo ti deve servire di monito. Non siamo qui a giudicare, come dicevo, a criticare quelle che hanno sbagliato, ma serve di insegnamento a noi di non cadere in quegli errori. Perché Dio ha un trono eterno, ha uno scettro eterno? Perché il suo scettro è uno scettro di giustizia e il suo trono è basato sulla giustizia. Ecco perché il suo trono è stabile nei cieli, in eterno. Perché quello che dà stabilità all'autorità è la giustizia. Perché le autorità di questo mondo, a che sono in auge, a che sono famosi, a che sono potenti, dopo uno scandalo, dopo una falsità e via dicendo, è tutto crollo. E quelli che ieri erano potenti e famosi diventano invece, vanno nel dimenticatoio. Fratelli e sorelle, noi siamo figli di Dio e seguiamo l'esempio di Cristo Gesù, il figlio perfetto di Dio. Qui dice, tu ami la giustizia e detesti l'impietà. Amen. Ancora vedo che in molti credenti la loro regola di vita, il loro punto di riferimento è se mi conviene, non mi conviene, quale tornaconto mi viene, cosa ci guadagno. Ma questi non prospereranno nel regno di Dio. Fratello, sorella, vuoi che l'unzione di Dio dimori su di te? Vuoi che l'unzione di Dio sia abbondante sulla tua vita? Vuoi che lo Spirito Santo riposi sulla tua vita? Devi amare la giustizia. Cioè, devi regolare la tua vita, non secondo quello che è giusto per te. Secondo me è giusto così e faccio così. Sbagliatissimo. O secondo quello che è giusto agli occhi degli altri. Ed essere schiavo dell'opinione degli altri. Gravissimo. Non va, non crescerai e non riceverai unzione per poter servire a Dio. Se tu vuoi che l'unzione di Dio dimori e si moltiplica sulla tua vita, devi amare la giustizia. Cioè dire, Signore, è giusto davanti a te? Se è giusto davanti a te, amen. Costi quello che costi,
e mi viene bene, mi viene male, e ci perdo, ci guadagno, mi apprezzeranno, non mi apprezzeranno, non mi interessa. Sei giusto davanti a te, amen. Voglio fare la tua volontà. E se tu ti regoli in questa maniera, tu hai un futuro. Sì, potrai attraversare momenti che gli altri ti criticheranno, ti giudicheranno, ti condanneranno, ma se tu ti attieni a quello che è giusto davanti a Dio, tu vincerai su ogni avversità, affronterai ogni tempesta e ne uscirai vittorioso, ne uscirai approvato da Dio. Vi faccio degli esempi, penso che tutti noi lo conosciamo, esempi semplicissimi. Noè fu trovato giusto davanti a Dio. Noè con la sua famiglia fu salvato dal diluvio. Lot, in Sodoma e Gomorra, tutti perversi, tutti pervertiti, tutti nelle cose contro natura, Lot, pur in mezzo a quella società, lui si mantenne integro. Torturava, dice l'Apostolo, quelle note, torturava l'anima sua vedendo quelle cose perverse. E lui scampò dal giudizio di Sodoma e Gomorra. Che dire poi di Giuseppe? Giuseppe, quando quella donna lo tentava, lui disse: io non posso commettere questo peccato davanti a Dio. Fu accusato ingiustamente, andò a finire in prigione, tutte le cose. Ma davanti a Dio lui fu trovato giusto. Dio non solo lo liberò dalla prigione, ma lo fece governatore d'Egitto. È così che vogliamo dire di Daniele. Daniele fu accusato ingiustamente perché pregava a Dio 3 volte al giorno, andò a finire nella fossa dei leoni. Ma quando il re la mattina presto andò a dire: Daniele, il tuo Dio, il quale tu servi, ti ha potuto liberare? La sua risposta fu: certo, perché io sono stato trovato giusto davanti a te. E quando una persona si mantiene giusta, integra, incorruttibile, e allora Dio lo libera, Dio lo protegge, Dio gli conferma e gli moltiplica la sua unzione, come è stato nella vita di Gesù. Gloria a Dio. Fratelli e sorelle care, viviamo in una società dove compromettersi, sporcarsi, scendere a compromessi è molto facile. Ma noi siamo quella generazione, come dice l'Apostolo, voi risplendete come luminari in mezzo a una generazione incredula e perversa, tenendo alto l'onore dell'Evangelo. Ricordati questo, fratello, se lo proponiti al di sopra di tutto e di tutti, di camminare nella giustizia secondo la giustizia davanti a Dio. Ti criticheranno, ti giudicheranno, ti abbandoneranno, non ti preoccupare. L'importante è che tu ti sei comportato giustamente davanti a Dio. Questo consente a Dio di stendere la sua mano e liberarti dalla fossa dei leoni, da accuse, da falsità, da menzogne. Non ti preoccupare. Guardate, fratelli e sorelle care, meglio essere soli, ma rimanere dalla parte di Dio, e rimanere quindi dalla parte della giustizia, che invece compromette la giustizia e pare che abbiamo tutti d'accordo, tutti che ci applaudono, tutti che ci fanno i complimenti, ma quella è la rovina. E allora, bellissimo, lo voglio rileggere: tu ami la giustizia e odi l'impietà. Il nostro punto di riferimento, cari fratelli, care sorelle, non è la convenienza, non è se mi costa poco, cosa ci guadagno, ma per un vero cristiano e per uno che serve Dio, si deve proporre al di sopra di tutti e di tutto di difendere la giustizia. Ascolta, voglio dare un consiglio anche di cuore e di esperienza: non difendere mai le persone, perché a volte per difendere le persone tu comprometti la giustizia, e poi quella persona che tu hai difeso ingiustamente, quella poi ti abbandonerà, ti tradirà. Ma se tu invece difendi la giustizia anche a discapito delle persone, ma chi è il mio amico, il mio parente, il mio familiare? Non importa, non compromettere mai la giustizia. Dio ti difenderà, Dio ti libererà e Dio ti onorerà. Ma ama la giustizia e devi odiare l'impietà, l'ingiustizia. Amen. Così l'unzione di Dio dimorerà sulla tua vita e più cresci e più l'unzione di Dio prenderà diletto nella tua vita. Dio ti userà, Dio ti benedirà, Dio ti esaudirà, Dio ti risponderà e Dio opererà attraverso di te in maniera gloriosa e soprannaturale, gloria a Dio. E io con questo voglio fermarmi. Come ricevere benedizione? Benedici, fratello, sorella, benedici. Chiunque, anche quelli che ti maledicono, è una sfida, ma è la sfida che darà una svolta alla tua vita. E per tutti i fratelli, sorelle, anche i ministri, dobbiamo amare la giustizia al di sopra di ogni altra cosa. E la giustizia ci difenderà, la giustizia ci libererà. Perché?
perché Dio ama la giustizia. Amen? E se noi ci manteniamo giusti agli occhi di Dio, detestiamo l'impietà e scegliamo secondo, come dissero gli apostoli, poi voglio concludere. Quando li minacciavano, gli dissero di non predicare più nel nome di Gesù, la prima volta fecero una domanda, dissero, secondo voi è giusto obbedire a Dio o agli uomini? La seconda volta gli dissero direttamente, noi obbederemo a Dio, perché questo è giusto davanti a Dio. Non ci interessano le minacce, non ci interessano quello che voi ci volete fare, è giusto davanti a Dio che noi predichiamo l'Evangelo della grazia. E sono stati quegli uomini che hanno messo sotto sopra il mondo. Sono stati quegli uomini che hanno portato l'Evangelo fino all'estremità della terra. Sono stati quegli uomini che non li ha potuti fermare niente e nessuno. E così deve essere un figlio o una figlia di Dio, che si attengono alla giustizia, si attengono a ciò che è giusto davanti a te. Fratello, sorella cara, regola la tua vita. Prima di ogni scelta, prima di ogni decisione, fermati e di, Signore, è giusto davanti a te? Se è giusto davanti a te, amen. Se non è giusto, no. Se questo è il tuo modo di muoverti, di scegliere, di decidere, Dio abbonderà la sua unzione sulla tua vita e andrai di benedizione in benedizione, di unzione in unzione ancora superiore e di gloria in gloria. Amen. Cari fratelli, care sorelle, Dio vi benedica grandemente. Atteniamoci alle sacre scritture perché Gesù sta ritornando e vuole trovare una sposa vestita con lino bianco finissimo, che sono le opere giuste dei santi. Amen. Perché ricordate, la salvezza è per grazia, ma il premio è in base alle opere giuste che noi abbiamo compiuto nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica grandemente. Pace Tommaso, Dio ti benedica e grazie per i buoni consigli che tu ci dai, come possiamo mantenere quella linea di comunione continua con il Signore, camminando passo dopo passo con Lui. Grazie. Dio ti benedica, saluta la Chiesa e alla prossima, Dio piacendo. Pace, pace. E ora credo che abbiamo il fratello Federico, guardiamo se c'è. Pace, mi senti? Pace, ti sento perfetto, tu? Vai tranquillo, dolcemente, e dacci tutto quello che il Signore ti ha dato, così Amen. assorbiamo anche questi insegnamenti che ci aiutano a crescere, li Ah. interiorizziamo, poi alcuni ci servono subito, altri man mano lo Spirito Santo li riporta in luce quando ci servono. È così. Amen. Grazie fratello Petrone, buonasera a Vai, vai. tutti. Buonasera a tutti da Madrid. Oggi ho una parola di Dio nel mio cuore per tutti coloro che vogliono ricevere di più da parte del Signore. Ho titolato questo messaggio Più battaglie, più vittorie, perché sappiamo che mentre più entriamo nella battaglia e i combattimenti col nemico, più vittorie il Signore ci darà. C'è un testo che è il testo base sulla quale mi muoverò questa sera, su questo messaggio, che è in Prima Re capitolo 19, versetto 3 al 16, e vorrei che la regia possa metterlo per leggerlo. Acab riferì a Jezabel ciò che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Jezabel inviò un messaggio a Elia per dirgli: gli dèi mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso te come uno di quelli. Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Berseba di Giuda, là fece sostare il suo ragazzo e gli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto un ginepro. Desideroso di morire, disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Si coricò e si addormentò sotto il ginepro. Allora ecco un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi ed un orcio d'acqua. Mangiò e beve, quindi tornò a coricarsi. Venne di nuovo l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: su, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Si alzò, mangiò e beve con la forza datagli da quel cibo, camminò per 40 giorni e 40 notti
fino al monte di Dio, l'Oreb. Verso 9 dice: Ivi entrò in una caverna per passare la notte, quando ecco il Signore gli disse: Che fai qui, Elia? Egli gli rispose: Sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita. Gli fu detto: Esci, fermati sul monte alla presenza del Signore. Ecco, il Signore passò, ci fu un vento impetuoso e gagliardo, da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. Come l'udì Elia, si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, sentì una voce che gli diceva: Che fai qui, Elia? Egli rispose: Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita. Versetto 15 dice: Il Signore gli disse: Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là ungerai Hazael come re di Aram, poi ungerai Jehu, figliolo di Nimsi, come re di Israele, e ungerai Eliseo, figliolo di Safat, di Abel-Mecola, come profeta al tuo posto. Se uno scamperà dalla spada di Hazael, lo ucciderà Jehu; se uno scamperà dalla spada di Jehu, lo ucciderà Eliseo. Padre, ti ringraziamo in questa bellissima serata. Grazie per questa parola che tu ci dai oggi. Sappiamo, Signore, che più battaglie vengono alla nostra vita, ma più vittorie tu ci darai. In questa sera, Signore, che lo Spirito Santo possa guidare questa parola e possa arrivare ai cuori di coloro che hanno bisogno della tua parola. Grazie nel nome potente di Gesù. Amen. Cari, a volte noi ci chiediamo perché abbiamo tante battaglie, tanti combattimenti, combattimenti nel matrimonio, combattimenti nella salute, combattimenti nelle finanze, combattimenti in famiglia, e a volte non capiamo il perché di tante afflizioni che vengono alla nostra vita. Gesù disse in Giovanni capitolo 16, versetto 33: Nel mondo avrete tribolazione, ma siate forti, io ho vinto il mondo. In Atti degli Apostoli, capitolo 14, versetto 22, gli apostoli confermavano la fede dei nuovi discepoli che si convertivano ed esortavano di stare nella fede, di dire loro che attraverso molte tribolazioni saremo introdotti nel regno di Dio. Il salmista nel Salmo 34, versetto 19 al 22 ci dice: Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore ci libererà di tutte. Egli custodisce tutte le nostre ossa, nessuna di esse sarà spezzata, il malvagio sarà ucciso dalla sua iniquità, i nemici del giusto saranno condannati. E ci sono battaglie, cari spirituali, che a volte non possiamo capire se non abbiamo intelligenza spirituale. Cos'è l'intelligenza spirituale? C'è un'intelligenza naturale che mi dice che 2 più 2 sono 4, io ragiono e questa è parte dell'intelligenza. C'è un'intelligenza emotiva che mi parla di come affronto io i problemi e come gestisco i problemi con le mie emozioni, sotto pressione. C'è anche l'intelligenza spirituale, che ha a che vedere come io affronto i problemi che vengono da parte del nemico nella nostra vita. E quando capiamo cosa è veramente l'intelligenza spirituale, capiamo che l'attacco del nemico sulla nostra vita ha una ragione, ed è affliggerci, creare frustrazione nella nostra vita, indebolirti spiritualmente, perché lui conosce la nostra natura. Ma se tu resisti l'attacco con il Signore nella tua vita, guadagnerai territorio spirituale. Ogni volta che resisti al nemico, lui perde territorio
potere su di te. E credimi che se non fosse così, non staresti avanzando, conquistando territorio, facendo del male al nemico, e l'attacco del nemico rivela soltanto che il nemico ha paura di te. Sai, il diavolo, il nemico delle nostre anime, ha paura di noi, ha paura di te perché tu stai avanzando, stai andando avanti. Ah, pensavo che saresti felice con questa parola. Prendi oggi la forza spirituale da parte del Signore e di' con me: so che il diavolo ha paura di me. Ecco perché mi manda l'attacco, ecco perché sto in un combattimento, perché lui cerca di fermarmi, ma più attacchi, più attacchi, più combattimenti ho io, più vittorie vedrò nella mia vita. Sapete, cari, dobbiamo gestire certe crisi e lotte che vengono nella nostra vita spirituale con un livello di intelligenza spirituale. Ci sono persone che sono spiritualmente a volte immature, che credono che soltanto per seguire Dio non avranno mai problemi. Ci sono persone che credono che se si impegnano nella visione di Dio non avranno mai problemi, lotte, combattimenti, se servono Dio tutto andrà bene, ma è tutto il contrario. Se tu fai la volontà di Dio è quanto più lotte tu avrai, perciò devi sapere come vincere. Per servire a Dio e servirlo fedelmente arriveranno attacchi, battaglie, combattimenti. E se no, vediamo la vita di Giobbe, quell'uomo che era retto con timore di Dio, parla la parola nel libro di Giobbe, perfetto, dice che era separato da ogni male, benedetto da Dio in tutto ciò che lui faceva. Ma un giorno perse assolutamente tutto: casa, terre, figli, bestiame. Dice la parola che Giobbe, ricevendo la notizia della distruzione della famiglia, la morte dei figli, la perdita materiale, stracciò le sue vesti, gli rasurò la testa e fece qualcosa che è bellissimo da fare nei momenti difficili: adorò al Signore. La Bibbia dice che lui adorò al Signore in mezzo a quella situazione e disse delle parole potenti: Dio ha dato, Dio ha tolto, sia il nome del Signore benedetto. A volte le persone pensano che stanno nella visione di Dio, come ho detto, e non avranno combattimenti, battaglie, attacchi del nemico. Paolo diceva: la nostra lotta, il nostro combattimento non è contro carne né contro sangue, ma contro le potenze, contro i principati, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità nei luoghi celesti. Allora, la domanda lecita che forse tutti noi ci possiamo fare in questa sera è: perché Dio permette che siamo attaccati dal nemico? Perché Dio permette questa battaglia? La risposta a cui io sono arrivato è che Dio lo permette affinché con questo attacco del nemico o gli attacchi del nemico abbiamo una testimonianza viva e grande da raccontare. Il salmista disse nel Salmo 117, versetto 8: non morirò, ma vivrò e conterò le opere del Signore. Lazzaro era malato di morte e Gesù disse: questa malattia non va per morte, non è la morte, ma affinché la gloria di Dio possa essere manifestata. La battaglia, cari, può durare un periodo di tempo corto, non sarà una lotta che durerà tutta la vita, ma il risultato che tu racconterai come testimonianza sarà tutta la vita. Paolo disse in Seconda di Corinzi, capitolo 4, versetto 17: perché questa lieve tribolazione momentanea produce in noi un sempre più eccellente peso eterno di gloria. Un'altra versione della Bibbia dice: la nostra momentanea e leggerezza afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria. Cosa stava dicendo l'Apostolo Paolo? La tribolazione sarà momentanea, la tribolazione durerà un corto tempo, la lotta, il combattimento, l'attacco del nemico durerà un corto tempo, ma la gloria che si produrrà
La testimonianza che tu avrai da raccontare sarà in eterno, sarà per l'eternità. E cari, io credo che perciò permette Dio gli attacchi del nemico, perché tu devi raccontare il grande e potente Dio che noi abbiamo, il grande e potente Dio che ti ha liberato da ogni attacco. Cari, l'afflizione sarà momentanea, ma la testimonianza che produrrà per te sarà eterna. Gloria al nome del Signore. Oggi questa parola è per te, affinché tu possa ricevere la vittoria in mezzo al tuo campo di battaglia. Devi sapere che oggi la battaglia col nemico nella tua vita sarà momentanea, ma il prodotto finale sarà una testimonianza eterna, un eterno peso di gloria, non guardando le cose che si vedono, ma quelle che non si vedono, perché le cose che si vedono sono temporanee, ma quelle che non si vedono sono eterne. Quando le lotte arrivano nella nostra vita, quando tu ricevi una notizia che non aspettavi, o le tue finanze si esauriscono, o tuo marito si alza minacciandoti, o tua moglie ti lascia il lavoro, forse ti licenziano, devi sapere che le cose non vanno a male, come vedi con gli occhi tuoi la circostanza che stai vedendo. La battaglia non durerà una vita, durerà solo un momento, quindi non temere, la tua vita non finirà qui e non finirai tu qui, ma avanzerai sempre di più nella conquista del territorio che Dio ti ha dato. Perciò più battaglia, più vittoria, più battaglia, più vittoria io avrò, più battaglie io avrò, più vittorie io otterrò. Oggi ti voglio far vedere attraverso la parola come trasformare le circostanze, i problemi spirituali ed emotivi in conquiste, come avanzare alla vittoria nella tua vita. Quanti di noi vogliamo imparare a invertire gli attacchi spirituali che vengono alla nostra vita e convertirli in una benedizione? Io credo che molti, molti vogliono convertire gli attacchi in una benedizione nella nostra vita. E oggi io ti voglio insegnare alcuni principi della parola di Dio che ti aiuteranno a poter camminare, a poter avanzare, a poter conquistare. E in questo libro di Prima Re, capitolo 17, 18, 19, incontriamo la storia del profeta Elia. Elia aveva ottenuto nel capitolo 18 una grande vittoria nel Monte Carmelo. La nazione di Israele, come vediamo nel capitolo 17, era governata da una monarchia corrotta. C'era un re di nome Acab, che era il re di Israele, che conosceva Dio ma si aveva allontanato da Dio, si era sposato in un'alleanza con una sacerdotisa che era Jezabel. Il clima spirituale che regnava era di lontananza da Dio, il popolo di Israele si era allontanato dal Signore, c'erano profeti di Baal, profeti di Asherah. I profeti di Dio veramente erano perseguitati, il tempio di Dio si era completamente paganizzato, ma in quella situazione di crisi spirituale in cui il popolo di Dio era tra due pensieri, Dio suscita un profeta, il profeta Elia. Elia era un profeta potente che dichiarò con la sua parola che non sarebbe piovuto su Israele, e così fu. Lui si presentò davanti al re Acab e disse che vive il Signore in cui la presenza sto, che non pioverà su Israele per la mia parola, e si chiusero i cieli per 3 anni e mezzo. E qui Elia si erge contro le forze spirituali che stavano operando nella sua nazione. Elia entrò in una profonda preghiera, chiese che tutti i falsi profeti di Baal e Asherah fossero riuniti insieme su il monte. Non voglio allungare questa storia, ma arrivare al punto. Sappiamo tutti, quelli che abbiamo studiato la Bibbia, che Dio sostenne il profeta Elia
Elia, la parola dice che Dio ascoltò la preghiera di Elia e fuoco dal cielo cadde sull'olocausto lì sull'altare. Ed Elia finalmente uccise i falsi profeti di Baale e di Asherah, e quello fu un colpo mortale per il nemico spirituale che manteneva confusa la nazione. Sapete, cari, quando inizi ad avere queste tremende vittorie nello spirituale, quando inizi a sperimentare progresso, vittorie, il nemico vorrà contrattaccare e vorrà fermare il progresso, perché l'attacco sempre sarà per fermare il tuo progresso. E qui nel capitolo 19, versetto 3, vediamo una parte triste della storia del profeta Elia. Nel capitolo 17 vediamo un profeta che appare davanti al re Acab e gli dice come il Signore vive, alla cui presenza io sono, che non ci sarà pioggia, disse, su questa terra se non per la mia parola. E nel capitolo 18 vediamo Elia che prega e fa scendere fuoco dal cielo sull'olocausto. Ma qui nel capitolo 19 vediamo a un Elia sotto attacco del nemico, in depressione, con oppressione e con timore, un attacco di oppressione spirituale. E il versetto 3 del capitolo 19 mi parla di questo, e io ti voglio mostrare perché. Dice che Elia se ne andò per salvarsi la vita, e lasciò al suo servo e andò per un giorno per il cammino del deserto, e lì Elia, sotto l'oppressione, il timore, la paura, si mise a dormire sotto il ginestro. E io ti voglio mostrare perché ci sono molti credenti come Elia che cadono in un esaurimento, in uno spirito di frustrazione, di scoraggiamento e di paura quando stanno servendo a Dio. Oggi voglio mostrarti perché alcuni cadono lì e come puoi uscire da quella situazione. Non voglio solo spiegarti come le persone cadono nell'esaurimento spirituale, nella frustrazione, ma voglio dirti come uscire dalla frustrazione e da quella situazione. E come posso io invertire un attacco spirituale, come posso cambiare un attacco spirituale del nemico in una vera conquista spirituale. Oggi ti dico che il nemico non avrà nessun vantaggio sulla tua casa, sulla tua famiglia e sulla tua vita. Tutti coloro che oggi attivano l'intelligenza spirituale qui oggi e che sono stati forse sotto combattimento, attaccati in questi giorni, sentiranno che i cieli si apriranno e la pace dello Spirito Santo verrà e camminerà in vittoria nel soprannaturale dello Spirito Santo. E non pensare che io parlo di questa forma in modo carino per motivarti in questa sera. No, io non ho intenzione di motivarti, voglio solo dirti cosa dice la parola di Dio, che devi entrare in un livello di lotta e un livello di gloria maggiore se vuoi più vittorie nella tua vita. Quando il nemico ti sta attaccando, tu devi contrattaccarlo e forte. E qui possiamo scoprire perché Elia cadde in questo livello di frustrazione, di spossatezza spirituale. In questo passaggio del capitolo 19 vedo almeno quattro cose importanti che risaltano alla mia vista, perché le persone frustrate, ci sono molte volte persone che sono frustrate, persone che si esauriscono nella loro chiamata, nell'impegno con Dio, e come sono attaccate dal nemico. E posso vedere la prima cosa, che quando tu hai avuto una vita di combattimento con il nemico, così come la ebbe Elia sul Monte Carmelo, quando pregava al Signore, intercedeva al Signore per far cadere fuoco del cielo e dimostrare chi era il vero Dio di Israele, e quando tu hai una vita di combattimento contro il nemico, conducendo una vita di giustizia come il profeta Elia, di santità, quando hai avuto una vita di impegno con Dio e per Dio e per il suo regno, e hai tolto le anime al diavolo, allora devi essere pronto, caro fratello, sorella, per ricevere l'attacco del nemico. Dovresti sapere che se tu attacchi, sarai contrattaccato anche. Aspettalo, ricordati, perché questa è una verità
grande. Adesso Dio permetterà un attacco contro te, ti permetterà di passare attraverso una fase di lotta spirituale, non perché non possa tirarti fuori Dio o liberarti da esso, ma lui lo fa, ma anche da quella lotta ne uscirai con una potente testimonianza, come ho detto, da raccontare. Ecco perché oggi ho detto che tutto ciò che mi sta accadendo ora è temporaneo, l'attacco finanziario è temporaneo, l'attacco nel settore della salute è temporaneo, l'attacco matrimoniale è temporaneo, l'attacco con i figli sono temporanei, ma la testimonianza per sempre, quella testimonianza dimostrerà che abbiamo il vero Dio. E qui Elia aveva fatto un grande male contro il nemico, contro i profeti falsi, e qui si sperava, si aspettava un attacco spirituale. La seconda cosa, perché Elia è caduto in questa fase di esaurimento spirituale, depressione e angoscia, perché lui voleva farlo tutto da solo. Ci sono persone, cari, che pensano che tutto deve essere fatto da solo. Ecco perché è importante lavorare in squadra. C'è una maggiore forza spirituale quando tu preghi con un'altra persona. Perciò Gesù manda a unirci con un'altra persona per pregare. Uno mette in fuga, dice la Bibbia, 1.000, ma due ne mettono in fuga a 10.000. A volte vedo che le persone sono esauste perché stanno facendo tutto da solo. Devi lavorare con tuo marito, con tua moglie, con i tuoi fratelli, con le tue sorelle, in squadra. Il profeta Elia ha sempre voluto camminare da solo ed è bello camminare da solo a volte, ma il regno di Dio bisogna lavorare in gruppo. Dio è una squadra, Padre, Figliuolo e Spirito Santo. I tre sono uno. Quando Gesù era sulla terra, lui ha stabilito una squadra di discepoli, li fece apostoli. La Chiesa è una squadra, ecco perché devi riunirti, perché ci sono cose di cui Dio ti parlerà da solo in privato e ci sono altre che la farà in chiesa e la farà con persone. Non possiamo mai rimanere soli, noi siamo parte di un corpo. E qui vediamo a un Elia che lascia alla persona con la cui lui andava ed entra per il deserto un giorno di cammino e lì si butta a dormire, depresso, oppresso dal nemico, con timore nella sua vita e con tante cose. Numero 3, la terza cosa che posso vedere qui in questo capitolo 19 di Prima Re, la terza cosa che vedo che ha portato a Elia all'esaurimento spirituale è stato quando lui non vedeva cambiamenti nel popolo di Dio. Nel capitolo 19, versetto 14, lui diceva: Signore, io ho uno zelo forte per te perché la gente ti ha lasciato e soltanto io sono rimasto. Sai che fatica quando hai pregato e nessuno cambia, quando hai lavorato e non cambia nulla, quando hai predicato e la gente fa orecchie di mercante e non cambia. Questo finisce per stancare. Per questo la corsa della fede, cari, è per chi la corre con pazienza e perseveranza. Non è come tu hai cominciato il cammino del Signore, è come tu finisci il cammino del Signore. Quindi devi avere pazienza e perseveranza. Questo è stato uno sbaglio di Elia. Lui non ha visto cambiamenti. Forse lui voleva vedere cose che cambiassero, però entra in questa depressione. Non dobbiamo scoraggiarsi mai di fare il bene. Paolo lo dice in Galati capitolo 6, perché se non ci stanchiamo, dice, mieteremo a suo tempo. Quindi non dobbiamo stancarci di fare il bene, di predicare la parola del Signore, perché nel suo tempo noi mieteremo. La vittoria verrà nel tempo del Signore. La quarta cosa è che il profeta Elia lo ha portato ad un profondo esaurimento, a buttarsi sotto quel ginepro e dormire oppresso, depresso, con paure, dopo una grande vittoria che aveva avuto sul Monte Carmelo, erano le aspettative opposte. Cosa sono le aspettative opposte, cari? Quando accade tutto l'opposto di quello che io mi aspetto. Ti è capitato molte volte di pregare
per avere pace nella tua famiglia e ti vengono tantissimi altri conflitti. Stai pregando per un miracolo nelle finanze e arrivano debiti e debiti e debiti. Stai pregando per tua moglie e le cose invece di migliorare vanno peggiorando. Prega di suscitare e preghi di suscitare a Dio una generazione di figli obbedienti e trovi una serie di figli ribelli. Questo è estenuante. Elia era esausto perché l'aspettativa che egli aveva era totalmente il contrario, non si era avverata. Elia era stato usato nel capitolo 18 per portare un grande risveglio sulla nazione di Israele. Il fuoco del cielo cadde, la pioggia cadde anche. Tutti i profeti di Baale e Asera erano stati massacrati da lui ed era rimasto soltanto Jezabel e Acab. E quando ricevette la notizia Elia di che Jezabel lo stava perseguitando, Elia ebbe paura. Adesso quello che ti voglio dire, forse Elia quello che stava aspettando è che Jezabel e Acab si sarebbero convertiti, forse lui pensava che le cose cambiassero nella nazione, che avrebbero tornato all'adorazione, che avrebbero tolto tutti gli idoli dal tempio. Miei cari, dovete e dobbiamo essere sempre preparati, perché non tutto ciò per cui noi preghiamo vi sarà dato e non tutto ciò che speriamo accadrà, ma di una cosa siamo certi, che Dio ci darà la vittoria e Dio prenderà tutta la gloria. Non scoraggiarti se vedi succedere tutto il contrario a quanto tu ti aspetti. Ecco perché devi stare attento quando sei sotto combattimento, sotto attacco, perché una delle armi principali che il nemico usa come arma è la frustrazione. Che cos'è la frustrazione? Quando un desiderio, un bisogno non è soddisfatto, qualunque cosa tu faccia. E qui Elia lo troviamo impaurito, oppresso, depresso, con una grande frustrazione nella sua vita, perché lui si aspettava una cosa ed era totalmente un'altra, lo stavano perseguitando, aveva paura di morire e gli chiede al Signore: toglimi la vita. E la frustrazione, sapete, non è innocua, è violenta. Ora, se non impari a gestire con intelligenza spirituale gli attacchi del nemico, ti faranno cadere in queste stesse quattro trappole che adesso ti voglio parlare. Elia è caduto in quattro trappole che posso vedere qui nel capitolo 19 di Prima Re. Voglio che tu impari in questa sera questi principi. Elia pregò, come sappiamo, i cieli si chiusero, Elia pregò, fuoco discese dal cielo, Elia pregò, i cieli si aprirono, questo uomo era usato per prodigi e segni, ma non sapeva come affrontare gli aspetti emotivi, spirituali della propria vita, e molti di noi passiamo per questo stesso problema del profeta Elia. E quindi la parola del Signore oggi ci lascia o ci insegna dei principi importanti per non cadere in questa stessa situazione. Elia cadde in quattro trappole, cari, che io posso vedere qui. La prima trappola fu isolarsi. Le persone frustrate sempre si isolano, si allontanano. Quando sei frustrato ti allontani lentamente. E sapete, cari, le persone che iniziano a allontanarsi gradualmente, alla fine si raffreddano. Si raffreddano. Il raffreddamento non è mai immediato, viene poco a poco, gradualmente. La frustrazione ti attacca lentamente. Quando vuoi stare da solo e non hai voglia di andare in chiesa, non vuoi andare al servizio di preghiera, hai un problema, hai una crisi spirituale, e ricorda, questo è così opera il nemico, sempre opererà di questa maniera. Allora preparati, quando tu vedi questo, quando viene lo scoraggiamento, quando viene ti senti di isolarti, non vuoi andare a nessuna parte, e allora quando devi farlo di più, e allora quando devi prepararti per andare alla casa di Dio,
quando senti che non hai voglia di farlo e quando più devi farlo, perché il raffreddamento, cari, non arriva da oggi a domani, il raffreddamento arriva poco a poco. E come so che io o qualcuno sta diventando freddo? Quando comincio a isolarmi, ed è nell'isolamento che il nemico comincia a parlare alla vita delle persone. Sapete, cari, le pecore isolate sono quelle che sono in pericolo e in bocca al lupo, perché qualcuno che si isola sentirà sicuramente la voce del diavolo. E molte volte le persone che si distaccano dalla chiesa o si distaccano dal gruppo cominciano a sentire voci: prenditi un tempo per riposare, te lo meriti, hai bisogno di una vacanza. Sì, perché il nemico lavora sottilmente, lui è il padre di menzogne, perché il nemico mai ti dirà: prenditi una settimana per evangelizzare, prenditi una settimana per metterti in digiuno, per vegliare davanti al Signore, prenditi una settimana per leggere la parola di Dio, perché in primo luogo lui quello non capisce quel linguaggio. Il nemico non parla il linguaggio: devi pregare, devi metterti con il Signore, devi evangelizzare o devi vigilare e devi passare per questa prova con le armi spirituali. No, lui quello che ti dice, il suo linguaggio è: stati a casa, stati fermo, continua con una vacanza, e così pian pianino ti va raffreddando, perché questo non è l'idioma che parla il nemico. E quando senti una voce che ti dice non adorare, molte volte nella chiesa senti una voce che ti dice non adorare, non lodare, non andare, non ascoltare la parola del pastore, non alzare le mani, da dove pensi che quella voce sta arrivando? Dal nemico, dal regno delle tenebre, perché quella è la lingua, l'idioma che parla il nemico, un idioma che infonde sconforto, debolezze, paura, ti farà sentire frustrato, freddo spiritualmente. Ma oggi tu devi alzare le tue mani con autorità e dirgli: diavolo, bugiardo, io ti sgrido oggi nel nome potente di Gesù. Più adorerò al Signore, più lo cercherò, più offrirò la mia vita al Signore. Ci sono molte volte voci che arrivano alla nostra mente che dicono: ma non quando passa l'offerta non andare a dare un'offerta. Sapete, questo non è la voce del Signore, è la voce del nemico, perché il nemico vuole frenare l'opera di Dio. Ma tu devi applicare l'intelligenza spirituale e poter dire: ah, nemico, mi stai dicendo che non devo andare a dare la mia offerta? Più offerta darò. Se dovevo dare 20 darò 40, se dovevo dare 50 darò 100. Così dobbiamo attuare con il nemico. Quando lui attacca, noi dobbiamo contrattaccare. Quando contrattacchiamo, vediamo la vittoria. Così che, cari, la prima trappola che cadde Elia fu questa trappola di isolarti. Nell'isolarti viene il raffreddamento. Nel raffreddamento, poco a poco, la voce del nemico viene parlando alla tua vita e devi applicare l'intelligenza spirituale per poter conoscere il nemico e il campo di battaglia. La seconda trappola in cui è caduto Elia è stata la trappola del vittimismo. Sì, Prima Re capitolo 19 verso 10, lui dice: io sono rimasto solo qui, non c'è nessuno, sono soltanto io l'unico profeta, e ho un vivo zelo per il Signore, sono il Dio degli eserciti, io sono l'unico che sono rimasto come profeta del Signore. Questa è la trappola del vittimismo. Le persone frustrate sempre credono che la colpa sia sempre degli altri e mai della persona. Il vittimismo, sapete, cari, ti fa sentire meno. Il diavolo si avvicina alle persone che sono vittime per sussurrare all'orecchio, in modo, diciamo, di dirgli:
Sei l'unico che sei rimasto, guarda, sei l'unico che stai facendo questo. Guardate nella storia del ricco e Lazzaro, dice che i cani venivano a leccare le ferite di Lazzaro e i cani nella Bibbia sono demoni e ci sono molte persone con ferite aperte che permettono che i demoni leccano le ferite. Perciò oggi devi alzarti nel nome potente di Gesù e ogni vittimismo può poterlo cacciare via nel nome potente di Gesù e sgridare al diavolo nel nome potente di Gesù e dirgli: il Signore mi ha guarito per la sua gloria, non cadrò nella trappola di essere una vittima. Io la terza trappola che cadde Elia è stato il parlare di morte. Elia cominciò nel capitolo 19, verso 4, versetto 4, se andiamo indietro, capitolo 4, Elia cominciò a chiamare la morte. Una cosa è sapere dove andiamo quando il Signore ci chiama alla sua presenza e un'altra cosa è desiderare la morte. Ed Elia qui in questo versetto desiderò la morte. Paolo diceva: per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. La morte e la vita è in potere della lingua e chi la ama ne mangerà del suo frutto. Tu non puoi essere un cristiano con il desiderio di morire. Se è così, questo rivela che sei separato da Dio. Se sei in chiesa, credi in Dio. Se hai una Bibbia, aprila e leggi la parola del Signore per non separarti dal Signore. Quando tu ti allontani da Dio, sai, cari, altri spiriti vengono a visitarti e vedrai la morte come un'opzione. Così vide, Elia la morte come un'opzione per la sua vita, ma grazie al Signore per il suo angelo che lo toccò due volte e gli disse: mangia, Elia, perché lungo è il cammino che ti resta. Grazie a Dio che sempre il Signore c'ha un angelo che viene alla nostra vita, un pastore, una persona, un amico che sempre ci dice delle parole che ci riconfortano nello spirito. La quarta trappola è la trappola della frustrazione. Elia entrò in una spelonca. Dice la parola del Signore che dopo che l'angelo gli diede da mangiare, lui mangiò, si alzò e andò Elia e si mise in una spelonca, in una grotta. E Dio gli chiede nel capitolo 19 e gli dice: Elia, cosa fai qui? Io non ti ho mandato ad entrare in una spelonca. Sapete, i profeti non sono fatti per le grotte, così come i pesci non sono fatti per volare, né le avi sono fatte per nuotare sotto acqua. Elia, che ci fai qui? Che fai, profeta di Dio, qui in questa spelonca? Oggi ti voglio dire, cristiano, che stai facendo in quella grotta dove stai? Che stai facendo in quella spelonca? Elia, se sei il profeta che deve cambiare, la tua nazione, non puoi stare in una caverna. Per questo, quando ci si sente frustrati, scoraggiati, quando si comincia ad ascoltare la voce del diavolo più che la voce di Dio, si comincia ad entrare lentamente in una spelonca, ma non si può restare in quella spelonca. Tu non ti puoi nascondere. I figli della luce, noi cristiani siamo figli della luce, noi non possiamo stare nascosti in una grotta, dobbiamo stare nelle piazze, dobbiamo stare nelle strade, portando la luce del Signore, la parola di Dio che è luce per coloro che sono nelle tenebre. Perciò oggi devi dire: il Vangelo è potenza di Dio, io credo in questo Vangelo e predicherò il Vangelo e sarò una luce in mezzo alle tenebre. Non sarò come Elia che dopo aver mangiato andò in una spelonca a mettersi lì, rifugiato per la paura che aveva. Quattro raccomandazioni per uscire dalla frustrazione spirituale. Ho detto che ti davo una parola, non solo ti parlavo della frustrazione, ma anche della raccomandazione per uscire dalla frustrazione spirituale e dalla trappola che molte volte il nemico mette. Numero uno, tu devi riconoscere che
se sei tu il problema e non le altre persone. Quando Dio chiede Elia cosa stai facendo qui in questa spelonca, lui disse: sono l'unico profeta che sono rimasto, Signore, ma non disse la verità, ho paura ancora, Signore. Elia non si era reso conto di aver lasciato la sua chiamata, lo scopo di Dio nella sua vita, non si rese conto di tutto quello che Dio aveva fatto con lui nel capitolo 18, nel capitolo 17, e lui non riconosce il suo problema. Numero uno, dobbiamo riconoscere il nostro problema. Quando siamo in frustrazione, dobbiamo riconoscere, il nostro problema. Numero due, dice il verso 9, il versetto 9 del capitolo che abbiamo letto, che lui andò in una spelonca e trascorse la notte e venne allora parola di Dio. Mi piace, lì il Signore gli parlò. Sai caro, sai cari, l'unica cosa che ti farà uscire dalla spelonca, dalla grotta dove stai, dalla caverna dove ti sei messo, è una parola di Dio. Venne la parola di Dio. Sono qui per darti oggi una parola di Dio. Oggi sono qui per tirarti fuori da quella grotta in cui stai. Vengo a dirti di non credere alla parola del diavolo, perché una parola di Dio può distruggere mille bugie del diavolo in un solo giorno. Venne parola del Signore. A volte siamo in una spelonca come Elia, con delusione nel nostro cuore e il diavolo lavorando lì. Non ti sei accorto della lotta che hai ogni giorno, per pregare, la lotta che hai ogni giorno per leggere la parola, o le lotte che hai ogni mercoledì quando c'è riunione di preghiera per andare in chiesa, o le lotte che hai ogni domenica mattina per venire alla chiesa? Ci sono lotte che ti succedono solo quando arriva la domenica, il martedì, il mercoledì, o il momento di preghiera, o il momento di leggere la parola. È ora che tu apri gli occhi spirituali, è ora che tu apri la tua mente con l'intelligenza spirituale, perché sono cose che non succedono mai durante la settimana, ma arriva la domenica e succedono tutte le cose. Arriva la domenica, arriva il martedì, arriva il mercoledì, la testa ti fa male, non puoi muoverti per andare in chiesa, ci sono tantissime cose da fare che non hai risolto e il diavolo mette tantissime cose davanti per farti vedere tante cose che devi risolvere e non andare in chiesa dove riceverai una parola da parte di Dio che ti farà uscire dalla spelonca. Sai, Dio gli disse a Elia in questo capitolo 19, verso 11: che fai, Elia, lì? Esci dalla spelonca, esci e mettiti davanti il monte del Signore. Oh, questa è una parola potente. Quando noi andiamo alla presenza di Dio, quando noi cominciamo a camminare e poter salire il monte di Dio, le cose cambiano nella nostra vita. Dice qui che il Signore dice: fece venire un vento, un terremoto, un fuoco, niente, lì non c'era la presenza di Dio, ma venne un momento in cui c'era una versione, dice, il fischio, ed Elia era ancora lì nella spelonca, alla porta. Lui uscì alla porta soltanto lì, della spelonca, ed ecco una voce gli disse un'altra volta: che fai, Elia, in questa grotta? E la terza cosa che ti voglio dire, il versetto 15, gli disse: Elia, torna indietro per la tua strada. In altre parole, torna al tuo scopo, Elia. Recupera la tua strada, Elia. Io non so a che o a chi Elia sto parlando in questa sera attraverso questo programma, ma c'è sicuramente un Elia che sta nella grotta, c'è un Elia che sta in una caverna, c'è un Elia che sta lì addormentato sotto il ginestro e dice la parola: che fai, Elia? Torna di nuovo alla strada, torna di nuovo da dove sei venuto, perché io ho una missione per te e tu devi compiere questa
missione. Ecco, una parola potente viene a cambiare la nostra condizione spirituale in cui stiamo. Ed è la parola che cambiò la condizione spirituale di Elia. Elia, vuoi uscire dalla frustrazione? Hai bisogno di una parola di Dio. Rimettiti nuovamente in carreggiata perché io ti voglio usare. Il punto numero 4 qui. Devi compiere un lavoro. Vai, ungi a Hazael come re di Siria, vai, ungi a Jehù come re di Israele e vai e ungi ad Eliseo, un profeta che sarà il profeta che verrà dopo di te. In altre parole, prendi quello che ti ho dato, Elia, e daglielo alle persone. Fai il tuo lavoro. Il tuo lavoro non è stare in una grotta, il tuo lavoro non è stare in una spelonca, quello non è il tuo lavoro. Fai il tuo lavoro. E quando tu fai il lavoro del Signore, sai, c'è una gioia che non solo sente la persona che riceve la parola di Dio o riceve la preghiera di guarigione, ma la gioia che senti tu di star facendo l'opera del Signore. E in questa sera ti voglio dire, Elia, che fai? Mettiti fuori da quella grotta. Non rimanere nella grotta, nemmeno rimanere nella parte della porta della grotta, ma devi continuare, devi fare l'opera nelle persone alla quale io ti ho chiamato. Possa Dio in questa sera riempirti del fuoco, dell'unzione, dello Spirito Santo, come tu avevi all'inizio, così che tu possa fare il lavoro. Tornerai al fuoco di prima, alla passione di prima. Ecco perché dovresti fare quello che facevi prima. Non smettere mai di evangelizzare, non smettere mai di discepolare a qualcuno, perché questo ti manterrà nella vita spirituale. Non allontanarti mai dalla chiamata di Dio. La chiamata di Dio, mai ti allontanerà da Dio. Non aprire le tue orecchie alla voce del diavolo. Oggi sgridalo nel nome potente di Gesù. Questo è il modo in cui ha trattato Dio con Elia. E sapete, più battaglie, più vittorie. Elia ebbe una grande vittoria nel Monte Carmelo, un grande risveglio, ma ebbe anche una grande battaglia che lui dovette confrontare. La lotta con il nostro nemico deve produrre conquiste. Elia conquistò due re e un profeta. E la lotta e il combattimento che viene alla nostra vita viene grande, ma anche maggiore sarà la vittoria. Più lotte, più vittoria. Più lotte, più vittoria. Più combattimenti, più vittorie, perché grande sarà la testimonianza che dovremmo raccontare. Cari amici, Chiesa del Signore, queste sono le quattro cose che dobbiamo fare. Riconosci che il problema sei tu e non qualcun altro. Quando tu riconosci di aver bisogno di aiuto, inizia la liberazione nella tua vita. Numero due, cerca la parola di Dio, prega e leggila. Perché una parola basta per guarirti, una parola basta per cacciarti da quella caverna in cui stai. La terza cosa che dovresti sapere, ritorna alla chiamata e allo scopo di Dio nella tua vita. Riconciliati oggi con il Signore. Forse tu sei qualcuno che stai vedendo per prima volta questo programma ed oggi il Signore ti sta chiamando, forse sei esaurito, sei in una depressione, forse sei in una frustrazione grande nella tua vita. Ricorda, quest'uomo di Dio ha passato per tutte queste frustrazioni. Forse volevi toglierti la vita, anche Elia voleva togliersi la vita e dovresti sapere che la tua chiamata ha uno scopo grande. Riconciliati oggi con il Signore. Non è tempo di dormire, non è tempo di buttarti sotto un ginestro, è tempo di investire nel regno del Signore. Il Signore viene e viene in un istante, in un batter d'occhio. Le cose che stiamo vedendo nel mondo ci stanno dando segni di che il Signore sta alle porte. Quindi è importante
che tu devi ritornare alla tua chiamata. E la quarta ed ultima, come ho detto, e questo è pericoloso, quando un giorno tu hai servito a Dio e hai smesso di farlo per altro, per un lavoro o per una relazione, forse per una coppia che hai o per gli studi, se tu hai messo il tuo lavoro, la coppia, gli studi al di sopra di Dio, preparati per perderlo, perché tutto ciò che lasci per Dio ti tornerà indietro, tutto ciò che lasci per Dio in più ti tornerà a te, tutto ciò che lasci o lasci su questa terra per Dio, dice la parola, riceverai una ricompensa in questa vita e nella prossima vita. Ma se tu metti al di sopra il tuo lavoro di Dio, preparati per perderlo. Se metti la tua coppia al di sopra di Dio, preparati per perderla. Se in questo giorno ti senti, come ho detto, in una spelonca come Elia, ti senti solo una parola unta può tirarti fuori da lì. Il Signore ti dice che non sei solo a combattere questa battaglia, che ci saranno 7.000 che non si sono inginocchiati per i Baal. Quindi oggi siamo qui per pregare per te. Preparati perché lo Spirito Santo ti sorprenderà in questi ultimi minuti che restano. Passato presto il tempo, ma in questi ultimi minuti che restano, forza, alza le tue mani oggi, urla alleluia di gloria a Dio per questa parola e questa settimana, così ti dice lo Spirito Santo, tornerai alla mia parola, tornerai alla mia presenza. Lo Spirito Santo ti dice, cambierò il tuo rimpianto in danza e la tua tristezza in gioia. Lo Spirito Santo oggi ti dice, non avrai mai più paura dell'attacco del nemico, perché quando hai una lotta, un combattimento, più lotta e più combattimento, più vittoria tu vedrai nella tua vita. Maggiore l'attacco, maggiore sarà la conquista. Tornare indietro è da vigliacchi e noi non siamo di quelli che torniamo indietro. Padre, nel nome potente di Gesù, io ti ringrazio in questa sera, Padre, per questo canale, per questo canale di benedizione attraverso parole di vita, Signore, che possiamo arrivare a tantissime persone. Io non so chi è l'Elia che sta all'altro lato, ma tu lo conosci. Tu conosci la sua vita e conosci, Signore, il suo cuore ed oggi, Signore, so che stai facendo un'opera straordinaria di rigenerazione nella vita, di rinascita, Signore, nuova, Padre, in te. Nel nome di Gesù sgridiamo al diavolo ed ogni parola che il diavolo viene a dire alle orecchie delle persone, Signore, per farle frustrare, per portarle per il cammino dell'indebolimento, ma ad oggi, Signore, viene la tua forza sulla nostra vita. Grazie nel nome potente di Gesù, che è benedetto in eterno. Grazie Amen. Signore, grazie Signore, grazie Signore. Federico, prima che te ne vai, dobbiamo pregare per qualche ammalato che soffre, che ha dolori, che ha dolori, quelli che hanno dolori, perché i dolori sono brutti da sopportare. Io questa sera, da prima di venire, mi ha fatto molto pregare perché, pensando alle sofferenze di tanti e pensando a Gesù come in mezzo alle folle non guardava in faccia a nessuno, come dice in... Leggiamo due versi giusto per capire qual è il mio pensiero, prima che preghiamo. In Matteo 8, 16 e 17 dice che lui aveva compassione delle folle perché Amen. soffrivano e noi dobbiamo avere lo stesso cuore di Gesù perché lui vuole Amen. operare e noi dobbiamo aiutare quelli che realmente non sanno come venirne fuori. Leggiamo questi due versi, Matteo 8, 16 e 17, perché abbiamo bisogno che lo Spirito Santo operi. Poi venuta la sera gli presentarono molti indemoniati. Ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati. E affinché si adempisse quello che fu detto per bocca del profeta Isaia,
Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Questo circa 700 anni prima l'aveva scritto Isaia, ma la cosa bella è che Gesù ha portato a compimento questa opera. Amen. In Isaia 53, 4 e 5. La cosa confermata, Amen, bellissima, è poi l'Apostolo Pietro che, sì, prende questa notizia e la porta avanti per tutto il suo ministero. Quando lui scrive, dopo 30 anni di ministero, in 1 Pietro 2, 24, dice: questo è confermato perché il suo ministero è stato, quello degli apostoli, è stato pieno di miracoli proprio in virtù di questa opera fatta, Amen, da Cristo. Amen. Leggiamolo insieme pure questo, così chi ci ascolta sa di che cosa parliamo. Pietro, 1 Pietro 2,24, che dice così, guardiamolo insieme, bellissimo. E lui, 700 anni prima, più 30 anni dopo, 730 anni dopo, dice: egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. Diciamo che noi, nell'insieme di tutti gli insegnamenti, dobbiamo comunque esercitare la fede, perché il Signore, Amen, chiamò i discepoli e gli diede questa autorità, e questa autorità è ancora per i discepoli di tutti i tempi, perché noi amministriamo la parola, il Vangelo così com'è. In realtà noi qua siamo 24 ore al giorno per portare soltanto la parola, portiamo il Vangelo e basta. Perciò in questo Vangelo c'è la guarigione divina che non dobbiamo trascurare di presentare chi sta soffrendo. Perciò io mi rivolgo a te che stai soffrendo, che c'è speranza, perché Cristo ha portato i tuoi peccati, le tue infermità, la liberazione, tutto ciò che è il corredo per la salvezza. La salvezza è completa, non è soltanto la salvezza dell'anima eterna. Egli ci tira fuori in qualsiasi situazione siamo. E soprattutto quello che stasera mi ha messo nel cuore, poi come ti guida lo Spirito Santo mentre preghiamo, sono quelli che hanno quelle sofferenze che non gli permettono di riposare, che stanno lì e diventa una vita difficile. Noi vogliamo, insieme con te che soffri, dove ti trovi, vogliamo pregare per te. Partecipa anche tu, perché la Scrittura dice che se noi ci accordiamo, e noi ci stiamo accordando. Prima di tutto io, Amen, mi accordo con Federico, però se tu, Amen, dall'altra parte ti accordi anche tu, il Signore in un batter d'occhio può mettere la sua mano, una parola che viene da parte del Signore, crea la fede dentro di te. E una volta che questa fede viene ravvivata dallo Spirito Santo, comincia il processo immediatamente di guarigione, di... i dolori se ne vanno. Perciò come puoi partecipare tu? È chiaro che se stai soffrendo partecipi pregando insieme con noi, metti la tua mano su dove ti fa male e di Signore partecipo pure. Se ti fa male la testa, metti la tua mano sopra la testa. Se non sai quante parti del corpo, alza la mano come un'azione di fede verso Dio. Così ti presentiamo al Signore, perché noi siamo convinti, perché lo viviamo, lo vediamo, l'abbiamo sperimentato. Come Pietro, la nostra vita, la nostra missione, il nostro aver portato il Vangelo, abbiamo visto come il Signore opera, ne abbiamo le memorie piene, l'archivio dei nostri cuori, oltre a ciò che dice la parola del Signore. Ma siamo certi che il Signore vuole operare, perciò partecipa insieme con noi. Mentre Federico prega, tu alza la tua mano e oppure metti la mano sul dolore rivolgendoti col cuore al Signore. È Lui che lo deve fare, noi ti aiutiamo, ti presentiamo al Signore, intercediamo per te, però tu devi aspettarti che il Signore lo fa, hai capito?
Bene, Federico, mi sono spiegato, forse sì. E Sì, perfetto, perfetto. allora preghiamo Cominciamo insieme, a pregare. fratello, sorella, dove sei a casa? Mettiti insieme e seguiamo Amen. il fratello Federico. Federico, vai, lasciati guidare dallo Spirito Santo. Sì, la parola del Signore dice in Isaia 53:5 che egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità, e il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Padre, nel nome potente di Gesù, e in accordo alla tua parola, Signore, mio fratello Petrone, Signore, in questa sera ci mettiamo insieme per pregare per coloro che hanno dei problemi in questa sera, che stanno ascoltando, che hanno dei dolori, Signore, nel corpo, Padre. Signore, io ti chiedo una fede come quella di quella donna del flusso di sangue che ebbe, che non vide l'impossibilità, ma la possibilità di poter stendere la sua mano per poter toccare. Toccare te, Signore. In questa sera, Padre, veniamo con la nostra fede, ci uniamo, Signore, per toccare te, Signore, toccare Padre Santo in questo momento, Signore, e poter ricevere, Padre, da parte di te una benedizione, Signore, sui dolori che stiamo attraversando. Signore, che ogni dolore di testa in questo momento sia cacciato via, Padre. Ogni dolore di gola, Signore. Signore, io ti chiedo per le gambe, la cintura, Padre Santo, i dolori muscolari, Padre. Ti chiedo in questo momento, Signore, tu che conosci il corpo di ogni persona, Padre, lo stomaco, Signore, ogni parte del corpo che sta, Signore, in questo momento che sta, Signore, con dolori, Padre, oggi io ti chiedo che mediante le tue lividure noi siamo stati guariti, Signore, credo in questa parola e credo nella promessa, Signore, che tu ci hai dato, che imponderemo le nostre mani sugli infermi, sugli ammalati e saranno guariti. In questo momento, Signore, ogni malattia se ne va nel nome potente di Gesù, Signore. Ogni febbre scompare, Signore, nel nome potente di Gesù. Ogni dolore, Signore, nelle mani scompare, Padre, nel nome potente di Gesù. Oggi crediamo nella tua parola, ci mettiamo d'accordo, Signore, sappiamo che tu sei il nostro Dio guarito, Signore, tu ci guarisci da ogni dolore, Padre. Ogni dolore è stato portato sulla croce del Calvario. Grazie, ti ringraziamo oggi perché sappiamo, Signore, che le testimonianze saranno grandi delle cose che tu farai, Signore, attraverso la preghiera. Nel nome potente di Gesù, amen e amen. Amen, amen, amen. Se hai le costole rotte, se hai le costole, mettici la mano Amen. sopra, vai tranquillo con il Signore. Bene, noi abbiamo fatto ciò che dice la Scrittura. Tu persevera, eh? Il Signore può operare in un batter d'occhio, lo abbiamo visto tante volte, ma può essere anche l'inizio di un processo di guarigione. La presenza del Signore era forte e reale. Io ho dei segni particolari quando Dio si manifesta. Il Signore ha operato. Ora tu persevera e continua, ringraziandolo, benedicendolo e non ti fermare nel ringraziarlo e continua a dire al Signore grazie che hai operato nella mia vita questa sera. Grazie Signore. Ringrazialo come aver già ricevuto. Non tener conto più, per poco anche, di dolori e così via. Volgi il tuo sguardo al Signore e comincia a ringraziarlo e continua a ringraziarlo. Ebbene, anche stasera siamo stati insieme. Dio ti benedica. Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale e insieme continuiamo a nutrirci della parola del Signore. Dio ti benedica, pace e buonanotte. A domani mattina, Dio piacendo. Pace a te, Federico, alla prossima e buonanotte.